Matera è pronta a compiere un altro passo in avanti nel processo, nel percorso di candidatura a capitale europea della cultura nel 2019. Infatti, nella giornata di venerdì 11 luglio, nella mattinata a partire dalle 9:30 fino alle 12:30, nella sala conferenze del complesso delle Monacelle si terrà un incontro pubblico utile a illustrare alla cittadinanza quali sono le prossime tappe di questo percorso che, come ormai noto, adesso si fa stringente e quindi per questo motivo sempre più dinamico e scandito nei tempi. Tra coloro che interverranno per interloquire con la città ci sarà anche il direttore artistico del Comitato Matera 2019, Joseph Grima, che torno a salutare nei nostri studi. Ben trovato. Ben trovato. Ci sarà una occasione per incontrare ancora una volta la cittadinanza materana nella giornata di venerdì. Illustrare le prossime tappe. Come ho detto, il percorso adesso si fa molto dinamico. Intenso, sì. Esatto. Dunque, quello che avviamo questo venerdì è un nuovo segmento di questo processo di candidatura in cui preso, conosciuto un po' quelli che sono gli attori del territorio, venuto a conoscenza un po' di molte delle realtà straordinarie che fanno parte di questo che noi stiamo mettendo in evidenza nei documenti di candidatura. Adesso noi vorremmo iniziare un dialogo più preciso sui specifici temi progettuali che andremo a presentare alla Commissione. Quindi quello che iniziamo venerdì, ed è solo l'inizio di un processo che poi andrà avanti nelle prossime settimane e addirittura nei prossimi mesi, è un dialogo in cui mettiamo un pochino più a fuoco alcuni progetti di cui si è già parlato nel primo dossier, che alcuni sono evoluti, alcuni hanno magari cambiato nome pur tenendo molti degli aspetti strutturali già presenti, ma di cominciare a dargli contorni più precisi e soprattutto di capire in quale modo questo coinvolgerà tutti i vari enti, associazioni, gruppi che già stanno lavorando su questi temi nel territorio. Quindi diciamo così, un processo di dialogo che abbiamo già avviato in realtà fra oggi e domani parlando con un gruppo di operatori e che porteremo avanti nei prossimi mesi fino al giorno del colloquio a ottobre. Ecco, di fatto si parlava di questi incontri già avviati, stiamo parlando dei cosiddetti laboratori di comunità che al momento coinvolgono 80 interlocutori lucani tra rappresentanti di associazioni, artisti, operatori e imprenditori. Un percorso che si ripeterà nel corso del tempo, lo abbiamo detto, quindi Esatto. coinvolgerà altra gente, coloro che vogliono partecipare, quindi non si sentano assolutamente esclusi, e questi servono, questi laboratori di comunità servono proprio a cogliere ulteriori spunti. Diciamo che sono un momento di restituzione di alcune idee che noi ci siamo fatti, che abbiamo raccolto sul territorio, che abbiamo declinato anche nel contesto del primo documento di candidatura che è stato consegnato. Adesso, a questo momento, vogliamo restituire queste idee alla collettività sulla base di quello su cui vari gruppi stanno lavorando. E quindi compiere un passo in avanti anche rispetto alla definizione dei progetti, perché noi vediamo tutti i progetti che noi andremo a presentare avranno il coinvolgimento della comunità, non soltanto materana, ma di tutta la Basilicata in una maniera o l'altra. E quindi questo è un importantissimo momento anche di condivisione di quello che l'idea che ci stiamo facendo, di come stiamo plasmando questi progetti. E ad esempio stamattina abbiamo iniziato alcune di questi dialoghi con vari gruppi e le idee sono già cambiate tantissimo. L'idea è questa, che non che arriviamo con qualcosa di prefissato, immutabile, scolpito nella pietra, ma che sono tutte idee che, grazie a un processo dialogico, grazie a una discussione che si tiene intorno a un tavolo, tutti hanno portato qualcosa a mangiare, quindi siamo anche così in maniera molto informale, molto cordiale. È il momento più bello, se vuoi, perché è il momento finalmente di sognare quello che effettivamente, di dar forma a questo sogno e di cominciare a pensare in termini pratici cosa avverrà qui nel 2019.
Negli ultimi tempi c'è stato un viaggio nella Basilicata che ha permesso di probabilmente scoprire dei luoghi, ma scoprire soprattutto non soltanto i contenitori, ma anche i contenuti che animano questi luoghi. Di conseguenza, forse questo essere presenti sul territorio non materano ma lucano ha permesso di rinforzare il concetto che la candidatura è patrimonio collettivo della Basilicata e non solo di Matera. Sì, diciamo che questo è un processo di scoperta che di nuovo non finirà mai, perché c'è talmente tanto da vedere, talmente tante possibilità e cose che vorremmo, su cui vorremmo lavorare e includere in questo progetto, che credo davvero non si possa porre nessun fine a questa esplorazione. Si tratta di fatto di riscrivere il dossier che è stato presentato e che ha riscosso successo nei mesi scorsi davanti alla Commissione. In parte, diciamo, il dossier è un documento molto molto limitato in cui dobbiamo essere estremamente selettivi anche in quello che includiamo, quindi è importante sapere anche che il dossier non è il programma culturale, il dossier è semplicemente un assaggio, una sorta di trailer, se vuoi, di questo programma culturale. Si presenterà oralmente anche durante la visita della Commissione alcuni altri scorci di questo programma culturale di un anno, ovviamente qualcosa di vastissimo, con centinaia di iniziative. Noi stiamo cercando di creare dei cluster, dei gruppi di progetti che siano un pochino più facilmente comunicabili nel poco spazio che abbiamo. È un programma, come abbiamo detto, in corso di definizione, una sorta di work in progress anche sulla base di questi confronti che si stanno svolgendo in questi giorni. Si parla di una quindicina di temi principali, ovviamente non possiamo sviscerarli tutti per questioni di tempo, ma esistono dei capisaldi sui quali si è già convinti di lavorare. Ma una cosa per noi molto importante è di pensare, progettare, dar forma a questi progetti attraverso un sistema di valori, un decalogo, se vuoi, anche semplicemente di parole che in qualche maniera rappresentano un valore non soltanto per il progetto Matera 2019, ma proprio per la città di Matera, la città per la regione Basilicata. E ve ne posso dire alcuni, che ad esempio era frugalità. Frugalità è un valore straordinario che la Basilicata è proprio forse una delle esportazioni maggiori, e di far vedere tutto quanto è possibile con poco. E questo non è semplicemente, diciamo, una privazione, è veramente la capacità di, anche molto equivalente a resilienza, di fare tantissimo con poco. Un altro dei nostri valori è l'accessibilità, per esempio. Noi stiamo cercando veramente di far sì che questo che Matera, al contrario di quello che comunemente si pensa, che è un posto lontano, difficilmente raggiungibile, i sassi che sono scoscesi, eccetera, questo noi dobbiamo usare questa opportunità per invertire questa immagine, creare un programma culturale che è accessibile a italiani e non italiani, alle persone abili, alle persone diversamente abili, a tutti, a chi parla italiano e chi non parla italiano. Quindi cercare di veramente far sì che questo sia un momento di condivisione straordinaria con tutto il resto dell'Europa. Bene, questo, come dire, è un momento fondamentale. Insomma, non dimentichiamoci, ad ottobre ci sarà la possibilità di tornare a interloquire con la Commissione europea, le altre città al contempo si stanno muovendo, insomma la sfida si fa davvero importante e stringente, ecco perché le comunità devono sentirsi sempre più partecipi. Da questo punto di vista, forse anche la stessa comunità materana, credo che tu sia arrivato
qualche mese fa e avrai notato delle differenze nel coinvolgimento e nella consapevolezza di questo percorso. Assolutamente, credo che quello che io vedo è che c'è sempre maggiore entusiasmo, sempre maggiore, c'è un'energia intorno a questa cosa che si sta sognando veramente questa cosa che è così vicino. Adesso dobbiamo semplicemente dare un'ulteriore spinta, spingerci oltre questa sfida di ottobre e poi cominciare veramente a materializzare questo sogno. Una sfida che è possibile, dobbiamo soltanto crederci. È più che possibile, assolutamente più che possibile, però le cose, questo è verissimo quello che tu dici, se ci crediamo diventerà vero. Ebbene, quindi un'occasione per crederci diventa proprio questa, di venerdì dalle 9.30 alle 12.30 nella sala conferenze delle Monacelle, un incontro pubblico che permetterà alla cittadinanza di comprendere appieno quali saranno le prossime tappe di questo percorso. Lo abbiamo detto, è importante crederci tutti, è importante che ognuno nel proprio piccolo dia il suo contributo. Oltre a Joseph Prima, in quell'occasione ci saranno Paolo Verri, il direttore del Comitato 2019, il project manager Rossella Tarantino e i consulenti del programma culturale Agostino Ritano e Chris Tork. Intanto sono in corso questi laboratori di comunità, 80 soggetti lucani al momento coinvolti, ce ne saranno altri e di conseguenza ci sarà la possibilità di ascoltare e di raccogliere tanti altri contributi. Siate partecipi e siate numerosi, diciamo così. Nel frattempo io ringrazio Joseph Prima per la partecipazione in studio, per averci illustrato al meglio a che punto è il percorso. Grazie ancora. Grazie a voi. E per voi ci sono le news.